L'esperimento è finito. O meglio, stamattina è l'ultima mattina, la settima mattina dell'esperimento di sveglia alle 4:30. Sveglia alle 4:30 con un'intensa attività fisica di mattina e soprattutto con tutta una serie di cambiamenti nell'umore, nello stato d'animo. È il momento delle conclusioni. E il momento delle conclusioni si è articolato tanto questa mattina. Non so se queste considerazioni valgono solo per me, oppure possono essere valide per tutti, ma sicuramente possono essere uno spunto di riflessione per tutti quelli che vorranno curiosare o che vorranno fare questo esperimento. Molti di noi, io senza dubbio, lavorano meglio sull'onda dell'entusiasmo. E a metà dell'esperimento ho avuto una carica di entusiasmo fuori dal comune, voglia di fare, mi sentivo e ancora oggi mi sento più carico, più lucido al lavoro, meno incline a lasciarmi andare, a stufarmi per le delusioni, per i problemi che capitano ogni giorno. Credo che questo dipenda pure dall'approccio che ho seguito. Non credo che dipenda solo da svegliarsi la mattina, non credo che dipenda solo da fare sport per quanto incide, ma in realtà è quello che c'è dietro, cioè il drive, come dicono in inglese, o la motivazione. La riflessione parte dal fatto che stamattina per me è stata la mattina più difficile di tutte e non so se questo possa dipendere dal fatto che è l'ultima. Durante la settimana ho pensato che questo esperimento vorrei continuarlo, mi ha dato dei benefici tali e credo proprio che lo continuerò, però stamattina è stata la più difficile. Stamattina per la prima volta non ho effettuato lo snooze alla sveglia, ma stavo per non svegliarmi. Da cosa dipende? Non vorrei che finito l'entusiasmo della novità, della sfida, questa nuova routine mattiniera possa, appunto, come dice la parola, diventare una routine e come tale diventare meno amichevole. Svanito l'entusiasmo per l'energia, per il tempo in più che hai, comincia a venir su la stanchezza, le notti passate dormendo 5 ore si accumulano e magari ci possa essere una cosa negativa. Penso che la cosa importante è legata al fatto che io in realtà non ho stabilito un obiettivo su cosa volevo fare. Sono soltanto stato guidato da questa cosa che mi ha incuriosito, da una frase di Denzel Washington che diceva: "If you want something you never had, do something you never did." Cioè, se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, fa qualcosa che non hai mai avuto. Io in questo momento non ho di preciso qualcosa che voglio, ho tante cose belle. In realtà avevo solo bisogno, per vari motivi, di essere molto più forte, molto più solido per prepararmi forse a una serie di eventi che potrebbero sballottarmi un po'. E quindi ho lasciato un'ora più o meno all'esercizio fisico, sempre ogni mattina. Mi sono permesso risvegli più lenti, come la possibilità adesso di stare qui a parlare ben prima di andare al lavoro, perché sono le 6:30. E il resto del tempo che mi rimaneva, più o meno un'oretta, l'ho dedicato di volta in volta a preparare la colazione a mia moglie, piuttosto che a caricare stock video al computer, una cosa che da tempo volevo fare per vedere se si riesce a guadagnare qualcosa, piuttosto che editare, piuttosto che riflettere su cosa fare durante il resto della mattinata. Ecco, in realtà per me la vita è un equilibrio costante tra la routine e la non routine. La libertà, il fatto di non avere programmi mi fa piacere, perché tutto quello che è troppo meccanizzato diventa poi stressante, diventa come quasi essere un po' la batteria. Certe volte qualcuno dice cambia strada, fare qualcosa di nuovo ti dà un po' di vitalità. In realtà il non programmare ti porta sempre a non ottenere i risultati che vuoi. Infatti, da questo punto di vista, una cosa interessante detta da Joe Collins è relativa alla pianificazione delle sue giornate.
cioè overprogramming, cioè non va bene, perché comunque per esempio quando fai una missione non potrai programmare mai ogni singolo passo, perché ci sono motori che si rompono, ci sono persone che si fanno male, ci sono groove sbagliate, così è nella nostra vita e nel nostro lavoro. Però una cosa interessante che unisce forse entrambe le cose positive del programmare e del non programmare, perché i imprevisti ci sono, li devi gestire, è quella di programmare in modo serrato una parte del tuo tempo e lasciare senza programmi un'altra parte del tempo che ti servirà per gestire gli inconvenienti. Però nella parte del tuo tempo programmata seguire in modo serrato quelli che sono i programmi. Faccio l'esempio banale, può essere al lavoro. Al lavoro i migliori risultati sono sempre ottenuti senza distrazioni. Quando avevi la pratica urgente da fare, dicevi oggi mi chiudo in questa stanza, non ci sono per nessuno, ma non è sostenibile a lungo termine. Ecco, pianificando una parte della giornata dicendo fino alle 12 non ci sono per nessuno, è molto più facile anche dire a qualcuno che ti cerca piuttosto che dire non cercate Mister X, dire Mister X sarà libero dalle 12, vi chiama alle 12. Così è unito l'efficienza della pianificazione stretta alla flessibilità della non pianificazione. E questo è un insegnamento che mi voglio portare dietro. Quindi, morale della favola, penso che questo esperimento lo seguirò e sicuramente è stato utile e motivante, sarà il mio nuovo, la mia nuova routine mattutina e sto cercando già di scavarmi dentro per fare in modo che l'entusiasmo non sia soltanto appunto frutto di un nuovo giochino, di un nuovo approccio, ma mi faccia veramente scoprire alcuni meccanismi intricati dentro di me. Settimo giorno, quasi arrivati al lavoro. Adesso la mia faccia è insomma un po' più normale perché non è neanche giusto ogni volta filmare dopo la corsa, appena svegliato, che mi vedete e dice: ma questo qua è un po' bombardato, questa cura non fa bene. E invece no, adesso diciamo siamo sull'effetto sveglia e entusiasmo andante. Quando vai al lavoro sei già sveglio da più di 3 ore, e quindi adesso mi sa che ci scappa il secondo caffettino. Tac, andiamo a lavorare. Tac, e fine dell'esperimento, ma inizio senza dubbio della nuova routine mattiniera. L'esperimento, signori, è riuscito. E lo portiamo avanti a oltranza. Spero di non abusare troppo del caffè, ma sto riuscendo a mantenermi sui 3 al giorno, che pare essere la cifra esatta. Come si dice la cifra? Il numero esatto. Quindi esperimento condotto a successo, anzi, come cazzo si dice? Esperimento portato a termine con successo. E adesso sarebbe carino magari fare un follow up tra qualche mese per vedere gli effetti a medio termine di questo esperimento, eh? Mica qua bao bao micio micio, basta soltanto una settimana. Quindi magari più in là lo riprenderemo, così facciamo un esperimento sociale fatto meglio, è una settimana che ce vo'. Ciao, a presto!